Vi voglio raccontare una storia d'amore e di potere, avvenuta in mio nome, due modi differenti di concepirmi, né giusti né sbagliati. Una nefasta vicenda ricca di tristezza e disperazione, da cui tanto possiamo imparare. Mi rivolgo a te, Antigone. Neghi o affermi di aver compiuto il fatto? Sono stata io, non lo nego, non ho nulla da nascondere. Sorge l'alba, il giorno dopo che Eteocle e Polinice, figli di Edipo, si sono dati la morte l'un l'altro nel combattere per il trono di Tebe. Antigone, loro sorella, informa l'altra sorella, Ismene, che Creonte, nuovo re della città, parrebbe intenzionato a dare onoranze funebri al corpo di Eteocle, lasciando invece insepolto quello di Polinice. Ciò non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma se sarà così, afferma Antigone, lei cercherà di dare comunque sepoltura a Polinice, sfidando l'ordine del re, e chiede alla sorella di aiutarla. Ismene, spaventata, si tira indietro. Antigone tenterà l'impresa da sola. Ma dimmi, senza giri di parole, conoscevi l'editto che vietava proprio ciò che hai fatto? Sì, lo conoscevo. Come avrei potuto ignorarlo? Lo avevi reso di dominio pubblico. Antigone, infatti, conosceva bene l'editto, declamato a gran voce dal re Creonte, che corrispondeva più o meno a quanto segue. Eteocle, che è morto combattendo per la nostra città, dopo aver dimostrato con le armi tutto il suo valore, sia calato in un sepolcro e riceva tutti i riti che accompagnano sottoterra gli eroi. Quanto a suo fratello, Apollinice, che ritornò dall'esilio per mettere a ferro e fuoco la terra paterna e gli altari degli indigeni, e bramò dissetarsi del sangue fraterno, riducendo noi altri in schiavitù, si fa divieto a questa città che alcuno gli tributi esequie o lamenti, ma sia lasciato insepolto e sfigurato, pasto di uccelli e di cani. Questo è il mio pensiero. Mai da me i malvagi riceveranno più onore degli uomini giusti, ma io onorerò chi è devoto a questa città, da vivo e da morto. Eppure ha infranto questa norma. Certo, perché queste leggi non sono state imposte né da Zeus né da Dike. Non potevo quindi mettermi contro le loro leggi, divine e incontrastabili, che osserviamo dall'alba dei tempi. Prima o poi dovrò pur morire, è così per tutti. Morire prima lo considero un guadagno, mentre non potevo lasciare mio fratello insepolto, non l'avrei sopportato. Se ti sembro pazza, forse tu sei pazzo, nella tua folle e ostinata obbedienza alle leggi terrestri. Un piccolo morso è in grado di domare i cavalli più agitati. Avevi già palesato la tua arroganza infrangendo le leggi, e ora continui, ridendo del tuo crimine. Non mi interessa che tu sia figlia di mia sorella, né tu né tua sorella sfuggirete a una morte amara. Cosa aspetti allora? Tutto il tuo popolo sta dalla mia parte, ma non parlano per paura. Ti sbagli di grosso, sei la sola in tutta Tebe ad andarmi contro. No, la pensano come me, ma stanno zitti per compiacerti. E non ti vergogna distinguerti da loro? Che vergogna è onorare il sangue del proprio sangue? Un nemico non è mai un amico, neppure da morto. Io condivido amore, non odio. Allora, se vuoi tanto amare, scendi da mari morti. Io, finché vivo, non prenderò ordini da una donna. Un dialogo ricco di rabbia e di passione, di convinzioni personali. Da un lato, un uomo fermamente convinto delle capacità umane di stabilire valori politici, umani e terreni, capaci di far prosperare la comunità. Dall'altro, una ragazza che ha piena fiducia in una giustizia divina e immutabile. Io, Dike in persona, non vi dirò chi ha ragione, perché in questo caso non esiste la ragione. Sono qui solo per esporre i fatti e per permettervi di parteggiare per l'uno o per l'altra. L'epilogo di questa vicenda è piuttosto triste e doloroso e mi accingo ora a narrarvelo. Da lontano, uno dei nunzi sente la voce di acuti gemiti presso il talamo inonorato e va ad annunciarlo al re Creonte. E quando più egli si avvicina, gli giungono confusi suoni di misere grida. Allora, gemendo, levò lamentevole la voce. O me sventurato, sono dunque indovino? Sto forse compiendo il cammino più sventurato tra quanti mai percorsi? Mi blandisce la voce di mio figlio. Veloci servi, andate alla tomba a vedere se è la voce di Emone o se gli dei mi ingannano.
Loro guardarono e videro Antigone, in fondo alla tomba, appesa per il collo, stretta nel laccio ritorto del velo, e presso di lei, abbracciandola alla vita, Emone piangeva la perdita della sposa, discesa sottoterra, e l'azione del padre e l'infelice Talamo. E Creonte, come lo vede, miseramente gemendo avanza nell'interno verso di lui, e con lamenti lo chiama. «Infelice, che hai fatto? Che idea ti ha preso? In quale sventura ti sei smarrito? Esci, figlio, ti prego!» Ma il giovane gli sputa in faccia senza rispondere ed estrae l'acuta spada a due tagli, ma mancò il padre, balzato via in fuga. E allora l'infelice, irato a se stesso, così come stava, protesa la spada, l'inflisse per metà nel fianco e ancora cosciente s'avvinghiava alla Vergine in un languido abbraccio. Poi, con un soffio, emette sulla candida guancia un violento fiotto di sangue e giace cadavere presso cadavere ed ha celebrato i riti nuziali, misero nella dimora di Ade, mostrando agli uomini come la stoltezza sia per un uomo il massimo male.